ti cercavo. Sono qui. Molte persone mi hanno scritto, vogliono che ti chieda una cosa personale. A me? Sì, mi hanno chiesto perché frequenti uno squaletto. Beh, è facile da intuire. Tu non lo capisci? Se No, non ci arrivo da sola, puoi aiutarmi? c'è uno che può mangiarmi i grassi, è lui! Ma no, lui non mangia nessun grasso, nessuno mangia i grassi. L'ho spiegato nel mio vlog, vai a vederlo. Ciao amici, come state? Pronti per rimettervi in forma? Io sì. Ma va, anche tu? Certo, io ci lavoro sempre. Restare in forma e in salute è un impegno a tempo pieno. E se uno è già in forma, deve comunque fare mantenimento e prevenzione. E questo vale per tutti, anche per me. Così non si fa fatica, perché la fatica viene quando dobbiamo recuperare le cose sbagliate che abbiamo fatto per la nostra linea. Invece facciamo tante cose giuste ogni giorno, così sgarrare ogni tanto rimane solo un piacere e non una catastrofe. A proposito di forma, sentite qua. Da una parte la scienza consiglia di avere più massa magra che massa grassa, ed è giusto per la salute, va bene. Dall'altra la moda propone modelli irreali e irraggiungibili, con il risultato di creare una grassofobia, con frustrazione e depressione, con chiunque di noi sia un po' curvy, come si dice oggi, generosa nelle curve. E questo non va bene. Sì, e poi vado in paranoia ogni volta che voglio mangiare qualcosa di buono, ma che mi fa ingrassare. Sì, dobbiamo trovare il punto di equilibrio per stare bene e in forma. Chi con linee più morbide, chi con linee più asciutte. E non bisogna desiderare di essere tutti degli stecchini. Come spiegavo in questo mio precedente video, la parola brucia grassi o mangia grassi non rispecchia fedelmente la realtà. Ma allora come li bruciamo questi grassi? C'è un metodo e da oggi potrete seguirlo mangiando senza faticare, grazie a una mia strategia, a un mio menu completo e a un mio segreto psicofisico strategico finale. Uno, due, tre, tanta roba. Iniziamo con la mia strategia. Quello che dobbiamo fare è nutrirci di alimenti che, oltre ai macronutrienti di base, forniscono tanti micronutrienti. Io chiamo queste sostanze i piccoli amici, perché sono loro che sostengono e stimolano il metabolismo. E quali sono questi piccoli amici che me li mangio tutti in una volta? Queste sostanze sono i minerali, le vitamine, gli acidi grassi e gli antiossidanti. I cosiddetti supercibi sono ricchissimi di queste sostanze e sono loro gli amici del metabolismo. E veniamo al secondo punto, il mio menù brucia grassi intelligente. È facile, veloce da preparare, è pratico, deve essere pratico. È ricco di cibi che stimolano il metabolismo e possiamo definirlo un menù brucia grassi. Io lo mangio a pranzo o a cena. Attenzione, siccome tiene conto della mia età, della mia struttura fisica, delle esigenze energetiche della mia vita in base al lavoro che faccio, voi usatelo come esempio. Poi mi raccomando, ognuno deve adattarlo alla propria condizione fisica che io non conosco. Così invece di rinunciare ai miei cibi posso seguire il tuo menù. Brava, ecco il mio banchetto. Guardate che meraviglia! È buono da mangiare e bello da vedere perché anche l'occhio vuole la sua parte. Abituiamoci a mangiare cose buone e belle che fanno bene al corpo, alla mente e alla linea. Potete anche organizzarvi per portare questo menù con voi. È semplice. E in più evitate quel dramma di non sapere cosa mangiare quando siete fuori casa. Ma questo no. Questo no. Non è bruciagrassi, no. Questo no, non posso mangiare questo, no. Questo.
Allora, un po' prima di mangiare bevo un succo di melograno con un po' di lime o limone spremuto. È un super cibo ricco di antiossidanti stimolanti. Poi verdure crude in abbondanza con un mix di semi di lino, sesamo, girasole. Anche i semi sono considerati super cibi e sono ricchi di oli sani, considerati utili per il metabolismo. Condite con un po' di sale alle erbe mediterranee, olio di oliva, spruzziamo, così mettiamo la dose giusta, e un po' di limone o lime nel mio caso. Ecco fatto. Poi io adoro fare il piatto unico e ci metto proteine magre, nel mio caso vegetali, polpettine di legumi e di verdure. Poi una porzione di cereali leggeri, io mi sono fatta della quinoa con verdurine che mi piace tanto. E poi ancora verdure a volontà, cotte e crude o cotte e crude insieme. Io ho fatto delle zucchine alla griglia che mi piacciono moltissimo e poi un po' di crudité che non guasta mai. Carotine ricche di enzimi, finocchietti sempre freschi e pomodorini. Ecco qua. E se ho voglia di un dolce e non voglio peccare, mi concedo un altro super cibo, un quadrotto di cioccolato fondente. Sempre buono. Che non fa male se scegliete il cioccolato, come spiego in questo video. Oppure mi mangio un budino di semi di chia che ho descritto come preparare in questo video. E io che avevo paura di digiunare, ma questa non è troppa roba? No, è un menù che apporta tutti i macro e i micronutrienti necessari al metabolismo, senza nessun eccesso. Il bello è che non rinunciamo a nulla, c'è la salute, c'è la linea e c'è anche la gratificazione, con il dolcetto giusto. E c'è il bruciagrassi! Sapete, quando ero più giovane c'è stato un periodo in cui sapevo bene cosa voleva dire essere cicciottella. Ero veramente curvy, perché essendo vegetariana mangiavo prevalentemente formaggi, primi piatti e dolci. Potete immaginare, mi allargavo allegramente. Poi a un certo punto il mio intestino mi ha detto che non ne poteva più e così ho cambiato alimentazione e ho anche capito un segreto, e questo è il terzo punto che voglio regalarvi oggi alla fine del video. Ma prima fatemelo dire, mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Diventate anche voi portatori sani di salute naturale. Condividete questo video, parlatene con gli amici, le amiche che vogliono bruciare i grassi in eccesso. E poi iscrivetevi al canale, basta un click, è facile così. E cliccate anche sulla campanella delle notifiche, questa qui. Ecco, l'ho detto. Ciao! Mi ha detto Simona che ha preparato un ebook con le sue ricette bruciagrassi per colazione, pranzo e cena. Sono facilissime da fare e possiamo anche portarcele fuori. Sono le ricette che usa lei per tenersi in forma e dimagrire. C'è il link nell'info box qui sotto. Andate a vedere. E ora ecco il mio segreto psicofisico finale. In effetti sono due. Uno riguarda la psiche e l'altro il fisico. Uno. Ogni giorno, quando mangio, io penso questo, non a quanto è buono il cibo, ma a quali sono i suoi effetti sul mio metabolismo. Questo mi aiuta a ragionare meglio e a scegliere i cibi più giusti per me. Capito? 2. Non mi dimentico mai che bisogna fare del movimento ogni giorno. L'attività fisica è la regina delle attività bruciagrassi. Bisogna aumentare la quota di esercizio aerobico e fare più esercizio del solito, soprattutto chi si muove poco. Provate anche voi e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale. Naturalmente. Ciao!
Basta? Tanti semi insieme. Maybe 3 days, maybe 4 days. Yeah.